Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Questa volta con una webcam, perché ci stiamo modernizzando, insomma. Siamo qui per vedere insieme un nuovo gioco, un gioco che mi è piaciuto tantissimo. Sto parlando di Bus Simulator 2016 dell'Astragon, un titolo prettamente tedesco, secondo me. Ma hanno fatto proprio un bel lavoro, mi è piaciuto, anche perché pensare di gestire un'azienda questa volta relativa ai trasporti pubblici è interessante, è articolata la cosa. Ma andiamo a scoprire insieme le meccaniche, andiamo a scoprire insieme cosa bisogna fare, perché finalmente, al di là di gestire proprio l'azienda, devi proprio guidare fisicamente questi enormi veicoli che incontro quotidianamente a Milano. Andiamo a vedere subito. Quindi, nuova società, ragazzi, come la chiamiamo? Io direi, vediamo un pochino, la chiamiamo Atan, l'Atan a Napoli. Sì, mi piace, Atan. Era una vecchia azienda, se non sbaglio, mediterranea, diciamo. No, è incredibile, ragazzi. Questo gioco è particolare, mi è piaciuto veramente, carino. Lo trovate su Steam, non è neanche costosissimo. Su, se non sbaglio, sui 24,90€, quasi 25€. Mentre, come al solito, voi sapete benissimo, ragazzi, che chi vuole risparmiare può andare benissimo su Instant Gaming, su Kinguin, dove addirittura lo potete trovare a 15€, è sostanzialmente un bel po' in meno. Allora, tutorial, vogliamo fare il tutorial, ragazzi? Sì, perché vogliamo capire, è la prima volta che lo faccio con voi, vediamo. Benvenuti a Sunny Springs, un sistema di traffico locale funzionale e il centro di ogni città. Si dà il caso che di recente tu abbia acquistato una piccola compagnia di autobus. Complimenti, e io ti ringrazio, non lo sapevo. Va bene. In questo tutorial potrai imparare a giocare e a eseguire molti dei compiti che spettano un autista di autobus. Ed è qui che entra il bello in gioco, Ben, un autista di autobus esperto ti darà consigli e trucchi utili per guidare l'autobus e stabilire la tua compagnia di autobus. Benissimo, i residenti di Sunny Springs vogliono sapere se hai la stoffa per diventare l'imprenditore di autobus di maggior successo di tutti i tempi. Benissimo. Ed eccoci qua, ragazzi, siamo GTA, sembra. Questo è il nostro personaggio, non me l'aspettavo incravattato. Con Wazd ci muoviamo. Andiamo a vedere un attimino. Hey, my name is Ben. Ciao, mi chiamo Ben, abbiamo parlato al telefono, piacere di conoscerti, finalmente sei abbastanza puntuale. Beh, ottimo, segui Bin. Ok, sembra un pensionato dal quale, insomma, abbiamo... Sono contento che tu abbia deciso di acquistare la società. Sono quasi pronto ad andare in pensione, sai, a trascorrere più tempo con la mia vecchia. E se la ride. Finalmente si scopa, Viagra, palla, ok. Bene. Interessante, ragazzi, anche se c'è un calo di FPS incredibile con Action. Siamo a 20 FPS, che non è proprio una sola. Eccoci, che bellezza, ok. Facciamo una prova. Prima che ti consegno le chiavi, apri le porte, così possiamo salire. Ok, eccole qui. Queste sono le porte. Che meraviglia. Accomodati. Accomodati all'interno, non far caso a me. Che bello, ragazzi. Questo è un autobus. Ok, guardate qui che meraviglia. C'è proprio l'autobus, ragazzi. Un autobus vero e proprio. Cioè, mamma mia, che bello. Ok, allora, saliamo, qui dobbiamo sederci alla guida, ok. Ora sentiamo che fa le fusa. Ok, dobbiamo accedere a quanto pare. Gira la chiave destra per mettere in moto, basta premere N. Ok. Oh man, I'll definitely miss that sound. Bello, quanto mi mancherà quel suono prima di andare. Accendi le luci per vedere di essere visti. Ok, quindi allora accendiamo le luci qui. Che figata. Ok. Attivi abbassamento, controllo di velocità. Spegni il motore. Le luci interne, ah, sono queste, ok. Quindi accendiamo tutte le luci, ok. Così è più ospitale il nostro autobus. A questo punto premiamo 2 e 1 per chiudere le porte. È bellissimo, ragazzi. Ok, ci siamo.
adesso dobbiamo togliere il freno a mano con P. Ok, ah, l'ha vista? Ecco lì, anche il movimento, guardate. Scusate. E ci si muove, ottimo. Una figata, ragazzi. Utilizza il mouse per mettere, insomma, terza persona. Oh, il nostro auto, eccolo qua. È bellissimo, ragazzi. Fantastico, veramente. Interessante questo gioco. Vediamo un po' cosa ci propone, diciamo, il gameplay. Cosa dobbiamo fare? Che sarà difficile non portarla alla noia, perché vediamo cosa si sono inventati. La minimappa sulla tua destra mostra le posizioni e il percorso. Ok. Ah, ok, quindi un GPS l'abbiamo visto lì. Benissimo, quindi dobbiamo andare dritto. È carino, però, sembrava di essere alla guida di un autobus. Ok, le prime fermate. Prova a fermarti il più vicino possibile al marciapiede. Ok. Ok. Mettiamo l'indicatore di direzione. Ok, ci fermiamo qui. Sembra che ci sono dei passeggeri. Ok, ci siamo fermati bene. Inserisce il freno a mano, ok, P. Abbassa l'autobus, abbiamo detto, con F. A word of advice: always kneel the bus before you open the doors. Passengers will thank you. Ecco, stanno entrando tutti, ragazzi. Ecco i nostri primi passeggeri. Oh, soldi, arrivano i soldi, ragazzi. Benissimo. Quindi per chiudere le porte 1 e 2. Close the doors. Ok. Deactivate kneeling. Disengage the frequent stop brake and use the left turn signal, okay, as you drive off. Freno a mano, via, si parte. Never ever drive with the kneeling engaged. It's not a good idea. Benissimo, ragazzi, abbiamo caricato i primi passeggeri. Allora, riprendo l'aria, adoro il conducente sempre puntuale. Ok, quindi dice cerchiamo di arrivare sempre puntuali alle fermate. Bene. Scusate, ragazzi, c'è ancora qualche T per il controllo della velocità. Ma se no infrangiamo le regole e ci mettiamo una bella multa. I passeggeri sento che già prenotano le fermate, Che figata. Oh, stavamo andando sul marciapiede. Eccolo qua il nostro autobus. Enorme. Un bestione. È molto molto. Peccato per questo cale di FPS. Non giustificati con la mia scheda, insomma. Attiva la freccia giusta. Ok, quindi abbiamo messo la freccia, sì. Sulla destra e dobbiamo arrivare qui in sostanza. Vediamo di parcheggiare, ragazzi, senza mettere sotto a nessuno. Wow, perfetto, ragazzi. Allora, P, freno a mano. Ok, apriamo le porte per far scendere le persone. F per inclinare il nostro autobus. Benissimo, penso adesso saliranno altre persone. Ecco i nostri passeggeri. Benvenuti. Si prega di sedersi. Ok. Credo che l'abbiamo abbassato. Ah, così si abbassa, ok. Così si alza, quindi siamo a posto. Ok, mettiamo la freccia, togliamo. Ok. È davvero un piacere, non riesco a guidare e leggere. Questa azienda ha bisogno di più persone come te e me. Belle persone e che è un lavoro, diciamo, gratificante. Va bene. Io credo dobbiamo girare, ma questo è un bisonte, questo. La vedo brutta con le manovre, ragazzi. L'abbiamo fatto facile, raga. Tra l'altro, ah, ok. Non vi nego, sono in difficoltà nel guidare e leggere, ragazzi. Ok, dobbiamo mettere le frecce, dobbiamo girare di qua.
c'è qualcuno che già ha prenotato. Quest'altra fermata. Se non fosse per quei ragazzi non sarei qui. Stava raccontando una storia. Se fossi il papà sarei davvero orgoglioso di lui. Insomma, sembra sia successo qualcosa mentre era in servizio Ben, e lo hanno aiutati. L'hanno aiutato dei passeggeri e lui è vivo per miracolo. Insomma, non so che cazzo sia successo. Lo sapete che i conducenti sono chiacchieroni, ovviamente, portati dal loro lavoro. Quindi rispecchia un po' queste. Ok, vediamo un attimino. Ci siamo quasi. Ah, questa è una. Mettiamo la freccia. Ci siamo, eh. Ecco, altri passeggeri. Fermiamoci perfettamente qui. Allora, mettiamo il freno a mano. Guardiamo dall'esterno. Ok, apriamo le porte per farci. Ah, dovevo abbassare l'autobus. Ok. Siamo un po' in ritardo. Posizione perfetta, grazie. Salite, salite, forza, soldi a palla. Ok, buon abbassamento. Ok, quindi dobbiamo ricordarci tutte queste serie di cose qui. Chiudiamo. Sembra sia rimasta bloccata una porta. Oddio. Non ti preoccupare, per un vecchio autobus come questo è normale. Oddio, che devo fare? Devi alzarti di persona e prova ad allentarla. Allora, dobbiamo alzare. Incredibile, ragazzi, come se si è bloccata la porta. Quindi, cosa dobbiamo fare qua? Non ci posso credere. Gira la leva di emergenza, eccola qui. Ok, adesso devo sbloccare la porta. Questo qua. Ok, vediamo un po'. Sì. Sembra bellissimo. Ok, riblocchiamo la porta. Ok, è bellissimo. Fatto, ora torno al posto di guida e continuiamo. Quindi ragazzi, ci sono anche degli imprevisti del tipo si bloccano le porte, ragazzi. Bellissimo. È divertente, ragazzi. È bello, proprio. Ne hanno pensato bene, mi piace come hanno. Quindi possono succedere varie cose, insomma. Stiamo correndo un po' troppo con il nostro autobus, ok? Dobbiamo stare attenti, però. Ah, sto guidando l'autobus abbassato, non va bene, ok, giusto, dovevo rialzarlo. Perché sembra, non lo sapevo, quando arrivi alla fermata c'è un tasto per inclinare e facilitare la salita ai passeggeri. Mai vista sta cosa qua. Non ci ho mai fatto caso, magari anche a Milano è così, non ci ho mai fatto caso in vita mia. Bene. Un'altra fermata. C'è il traffico, ragazzi, quindi un po' di pazienza. Vediamo all'interno, che è, tra l'altro è una figata. Allora, la grafica dell'esterno non è proprio eccezionale. Insomma, paragonandolo a American Trucker che ho visto adesso, American Truck, cioè è veramente stupendo. Forse lo porterò anche sul canale, ci sto giocando così. In silenzio. È un gioco di camion, di trasporti, veramente ambientato in America con i camion americani, perché avevo Euro Simulator 2 che era oh merda, avete visto? Sono andato a sbattere, non ci va, vedi, parlare non si parla ai conducenti, ragazzi. Se no succedono casini grossi alla fine. Adesso beh, sarò multato, credo, comunque vabbè. Bisogna stare attenti. La grafica è un po' semplice, diciamo così, però essenzialistica, diciamo. Andiamo avanti. C'è il logo dell'azienda qui al posto del clacson. Eccoci qua, siamo arrivati qui. Possiamo provare a fermarci. Ecco qui, allora fermiamoci. Premiamo il freno a mano. Abbassiamo l'autobus per facilitare la salita. Apriamo le porte. Ok, prego signori, accomodatevi pure. Buongiorno, ho bisogno di un biglietto. Oh mamma, questo è nuovo, non ha comprato il biglietto. Guarda, un passeggero deve acquistare un biglietto, deve utilizzare la stampante dei biglietti e il registratore di cassa. Premi contro il sinistro. Ok, ti pareva. Si aggiunge a più difficoltà. Ok, vuole un ticket. Uno per anziani, un viaggio. Quindi un viaggio per anziani qui. Stampo. Ci ha dato 1,40 euro da pagare. Ci ha dato 5 euro. Quindi 50 e 60 sono 2 euro. Poi 3 e 1 a 4. E ti do il resto, perfetto?
No, pure la matematica è bellissimo. Va bene, credo di aver risolto il tutto. 2-1. Rialziamo l'autobus e si parte. Togliamo il freno a mano. Oh, ragazzi, ma è complicato, diventa complicato. È bellissimo. Ok, andiamo. Mamma mia, quante cose fighe. Bello veramente, bello veramente. Tutorial lunghissimo, ma va bene così. Voglio sapere cosa ne pensate di questo gioco. Mettiamo la freccia, dobbiamo girare appena scatta il verde. Allora, vediamo. Ah, dallo specchietto qui addirittura possiamo vedere le persone dietro che sono che stanno aspettando. Ok. Scusate ragazzi, ma questa tosse non mi dà tregua. Ok. Non so perché sembra una parte di Roma centrale, insomma, vabbè, ok. Fermiamoci qui. Ok, ci siamo, freno a mano, vediamo vista esterna con shift, abbassiamo il nostro pullman, apriamo le porte. Sono bravissimo ormai, mi può assumere veramente a Milano la ditta di trasporti di Milano, cavolo. Tempismo perfetto, ok, i bonus. Penso questi bonus vadano a influire su quello che guadagniamo. Ancora un altro passeggero. Vorrei tre biglietti regolari per un viaggio, ok. 1, 2, 3. Mamma mia, 6 euro e dispari. Ok. €10, oddio, 6 euro, quindi sono... Allora, 20 e 20, 40, sono arrivato a 7 euro. Poi 8, 9 e una 10. Dimmi che... Ah! Fantastico, ragazzi. Ok, ci siamo, Tiriamo su, chiudiamo gli sportelli. Ritorniamo in cabina, togliamo il freno a mano. Mamma mia, ragazzi! Che casino! Migliore questo lavoro, ok, puoi incontrare persone interessanti, è un lavoro fantastico. Ma lasciatelo dire, ci vuole una grande pazienza. Ci sono persone e persone. Questo posso immaginare ben. Infatti ci sono dei cacacazzi incredibili. Ok. Credo dobbiamo andare dritti. Ok. Ci siamo, benissimo ragazzi. La prossima fermata. E tra l'altro abbiamo anche una mappa incredibilmente grande che ci può spiegare. Guardate qua che dettaglio, che figata. Ok, abbiamo comunque la fortuna di avere il GPS qui. Oh oh oh, non devi guardare, non devi guardare il GPS. Ok, prossima fermata. Questa è l'ultima fermata. Assicuratevi di prendere tutti i propri effetti personali prima di scendere dall'autobus. Minchia, manco un aereo. Che professionalità. Che professionalità, ragazzi. Va bene. Abbiamo finito quasi il tutorial, ragazzi, credo, Beh, è bellissimo, è stato molto divertente per me. Ditemi cosa ne pensate, anche se siamo a 13 fps, purtroppo. Però va bene così. Fa un rumore di scassato sto autobus, non vorrei dire, però va bene. Hanno appena prenotato una fermata. Molto bene. Ok. Dovremmo esserci, dobbiamo fermarci qui. C'è la macchina sportiva davanti che rompe i coglioni. Andate più avanti, su, più avanti, per favore. Che devo parcheggiare. Attiva il freno. Che figata. Quindi alto e sinistro il freno. Allora, pruni, state buoni che questi adesso se ne vanno. Un attimo che... Se non se ne vanno questi qua, come faccio io a... Però il tempo scorre, non è valido, perché mi fate perdere un sacco di tempo, disgraziati. Ecco, si stanno spostando, andiamo. Tocca a noi. Ok, siamo in perfetta posizione. Mettiamo il freno a mano, vista esterna. Abbassiamo l'autobus.
Apriamo le porte, signori, la corsa è finita. Questa è l'ultima fermata, gente, buona giornata a tutti. Grazie di aver viaggiato con noi. Ben, sei veramente un grande professionista, devo dire la verità. Sei veramente in gamba. Mi hai insegnato tutto quello che c'era, bel tutorial, abbiamo capito tutto, quasi tutto. Sappiamo fare i biglietti, sappiamo gestire le cose primarie, fondamentali. Quindi chiudiamo le nostre porte e ad a questo punto ce ne andiamo, penso, al deposito. Non c'è nient'altro da fare, la nostra giornata lavorativa deve essere finita, credo. Ok, let's head to the bus depot. Infatti, torniamo alla stazione degli autobus, è la fine del nostro giorno lavorativo. Ok, cerchiamo di capire adesso quanto abbiamo incassato da questo giro, così capiamo un po' le meccaniche di gioco e se nell'azienda abbiamo altre attività da fare, perché sembra veramente interessante questo gioco per quanto riguarda. È ben fatto, ragazzi, e non abbiamo mai visto niente in giro un gioco simile. Oddio, ne avevo visto molto tempo fa, nel 2012 se non sbaglio, un gioco che faceva un qualcosa del genere. Non era un granché, questo è piacevole, anche se la grafica è essenzialistica, diciamo così, senza offendere nessuno. L'ha sviluppato una casa tedesca ed è carino, è divertente, non c'è niente di giro. Per chi è appassionato di autobus, di trasporti, credo sia una buona opportunità per provare questo titolo. Questa fermata c'è, ma non la faccio perché non fa parte del nostro itinerario. Quindi che è successo? Sto correndo troppo? Stai attento che si è cagato addosso. Bene, ok. In effetti non è una pista di Formula 1, devo andarci piano con un autobus di queste dimensioni. È enorme. Ok. Tutto abbastanza carino. Ok, siamo arrivati, ragazzi. Mettiamo la freccia e dobbiamo entrare in questo coso verde qua. Benissimo, questo dovrebbe essere il nostro deposito. Tra l'altro l'autobus ha una sterzata incredibile. Ok, arriviamo qui e mettiamo il tasto P e lo fermiamo. Ok, P. Ok, gira la chiave, abbiamo detto N per spegnere. No, forse devo farlo io a mano. Oh, abbiamo spento il tutto. Spegniamo tutti i fari. Ok, anche questi. Ecco qui. Well done. Ok. Now, over there is the office. Your office now. Abbiamo spento? Ok. Abbiamo finito, ragazzi. Ah, no, aspettate. Se non apriamo la porta. Ah, ok. Va bene. Ragazzi, qui ci mostra un pannello interessante. Penso che nella mia esperienza potrebbe essere veramente utile per la tua nuova azienda. Ok, iniziamo. In questo momento la città è un disperato bisogno di mezzi di trasporti pubblici. Tanta gente, pochissimi autobus. Bene, questo è perfetto per noi. Il sindaco sta dando incentivi a nuove imprese come la nostra che sta iniziando, che sono disposte a lavorare con il municipio. Basta soddisfare i requisiti di questo elenco, ok, per poterne fare parte. A ogni modo, so cosa ti chiamerò appena avrò consigli da darti, ok? Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Ok. Molto bene, quindi ciao Ben, ti ringrazio. Quindi siamo qui, ragazzi, interessantissimo. Adesso dobbiamo definire quello che è un nuovo percorso, possiamo crearlo qui e seguirlo, perché lavoreremo per il comune, ci darà, sembra, un'opportunità. Ma io direi, ragazzi, con questo è veramente tutto. Grazie a tutti di essere stati qui con me con Bus Simulator 2016. È stata una esperienza divertente, carina, anche se la grafica poteva essere qualcosa di diverso, ma in sostanza, in fondo, chi se ne frega la grafica, basta divertirsi. Ci sono tante cose da fare, andremo a vederlo. Ditemi se siete interessati a una serie su questo gioco, cosa ne pensate principalmente di un simulatore di autobus. E grazie di essere stati qui. Ciao ciao a tutti, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia tantissimo di essere stati qui con me. Vi saluta, a presto e ciao ragazzi, ciao ciao.